Buonasera e bentornati al TG di Fiorentina1.com. Oggi la Fiorentina è scesa in campo per la terza amichevole prestagionale. Stavolta l'avversario era il Trapani di Serse Cosmi, che nell'ultima stagione ha sfiorato la promozione in Serie A perdendo la finale playoff contro il Pescara. Oggi gli uomini di Sousa sono riusciti a vincere in rimonta 2-1 battendo i siciliani. Come ti è sembrata la prestazione offerta dalla squadra del tecnico portoghese? È stata una partita interessante, come già avevamo annunciato ieri, perché dall'altra parte c'era una squadra molto più forte rispetto a quelle precedentemente incontrate dai ragazzi di Sousa. Una partita importante anche dal punto di vista tecnico e tattico. Sousa infatti ha provato la difesa a 4, un reparto sul quale ha lavorato molto in questi giorni. Un reparto che ha visto Alonso e Tomovic sugli esterni con Astori e il giovane Bagadur nel primo tempo. Poi nel secondo ci sono stati dei ricambi con l'ingresso di Gilberto, Dix e Gonzalo. La difesa appunto non ha sofferto più di tanto, soprattutto quando ha deciso di abbassarsi, di accogliere il Trapani con un tono un po' più umile. Anche al centrocampo sono arrivate indicazioni importanti, con il giovane Agi su tutti, forse il più positivo, anche se nel primo tempo ha fatto venire un po' di brividi, ha fatto correre un po' di brividi sulla schiena dei tifosi viola con un paio di palle perse in posizioni pericolose, ma poi si è reso protagonista di una grandissima giocata che ha portato al gol di Zarate del 2-1. E in attacco forse abbiamo visto le cose più interessanti, con un tridente fantastico dalla qualità altissima: Zarate, Rossi, Ilicic. E di questi Zarate e Rossi hanno giocato 90 minuti, un fatto questo che ha fatto molto, che ha reso molto contento Paolo Sousa, come poi lo stesso tecnico portoghese ha affermato in conferenza stampa. Esatto, vediamone un breve estratto. Poi dice di allenare altri, perché non è solo Rossi che allena la squadra, che ha fatto 90 minuti. Sono d'accordo su una squadra che vuole essere aggressiva, perché c'è chi sta lavorando per dominare bene le diverse altezze del blocco difensivo, perché il campionato italiano richiede questa aggressività. Di conseguenza c'è molto bene. E rispetto a quelli che hanno giocato, cioè, si vede i numeri di giocatori che abbiamo, che alcuno deve ripetere. Per questo, dentro di quello che a livello fisico crediamo che possano seguire un po' di più, lo fanno. Cioè, questa volta ha toccato a Giuseppe e a Mauro principalmente. Come abbiamo appena sentito in conferenza stampa, Sousa si è dichiarato soddisfatto della prestazione offerta oggi pomeriggio dalla sua squadra. Ha preferito non concentrarsi troppo su quella che è stata la prestazione dei singoli, ma ha speso, diciamo, qualche parola sui nuovi arrivi arrivati in casa fiorentina. Uno di questi, il terzino olandese Dix. Esatto, Sousa si è soffermato in conferenza stampa su Dix, un ragazzo molto giovane, venuto da poco qui a Moena, ha raggiunto da poco i suoi compagni. Oggi Dix non ha cominciato dal primo minuto l'amichevole contro il Trapani, è entrato intorno all'ora di gioco, ma non ha lasciato una buona impressione ai tifosi viola e forse anche allo stesso Sousa e al suo staff. Infatti si è visto una certa mancanza di intesa con i suoi nuovi compagni di squadra, spesso si è fatto trovare in ritardo nelle diagonali, in difesa, ma anche nei traversoni. Come ha giustamente detto Sousa, Dix finora ha avuto a che fare con un campionato totalmente diverso, con dei compagni diversi, quindi è giusto che gli venga concesso il giusto tempo per migliorare nel suo inserimento. Sarà sicuramente una pedina importante. Inoltre hanno lasciato riflettere le dichiarazioni di Sousa riguardo all'arrivo dei dirigenti qui in Val di Fassa. Domani infatti è previsto l'arrivo di Cognini e Corvino, una notizia che Sousa ha detto di aver appreso direttamente dalla stampa. Ricordiamo infine il programma di domani della la Fiorentina, infatti avrà una mattinata di riposo e tornerà ad allenarsi sul campo del Cesare Benatti nel tardo pomeriggio. Il TG è stato offerto da Game Planet, Gelatando e Garage Delfino. Un saluto da Norma Morandi e Simone Golia. Appuntamento a domani.